piacere! Zitto! Zitto! Ancora? Ancora? Coco! Vai! Presa!
È stata una partita un po' particolare perché noi meglio di così non riusciamo a giocarla, abbiamo dominato per 80 minuti, 85 minuti e in quelle tre occasioni, le uniche tre occasioni che sono entrati nell'area di rigore, la prima a freddo dopo un minuto e mezzo, hanno avuto quel pizzico di fortuna che fa sì che siano lassù in cima alla classifica e noi più bassi. Abbiamo creato 5-6 palle gol nitidissime dove la loro fortuna è stato il portiere che ha salvato tre palle gol clamorose. Questa è stata la differenza, loro le hanno buttate dentro aspettandoci e ripartendo. Noi abbiamo giocato secondo me molto più di loro, però il risultato è questo e non c'è nulla da dire. Prossimo turno andiamo a affrontare il Moneglia, che è una partita durissima, non credo siano inferiori a questa squadra, anzi, soprattutto come gioco in questa situazione di campionato, perché si sono ripresi bene anche con la vittoria, vedremo un po' cosa succederà e aspetteremo. Noi siamo in un momento un po' negativo dove tutto ci va storto, tutto qua. Niente, abbiamo fatto oggi una partita importante. Una vittoria importante contro
una squadra che temevo, era una partita che temevo molto, una squadra che peraltro si è espressa anche bene, una squadra grintosa, piena di entusiasmo. Noi abbiamo fatto un'ottima gara, abbiamo messo sul campo l'esperienza, la qualità che abbiamo sofferto in qualche occasione, abbiamo sbagliato qualcosina di troppo, siamo stati anche qualche volta un po' leziosi, siamo stati anche poco bravi poi a gestire il 3-0 per provare a chiudere la gara, però loro insomma ci hanno creduto fino in fondo e onore al merito insomma la Ciassetta, che a mio modo di vedere ha fatto una buona prestazione. Adesso siamo in un momento particolare, nel senso che gennaio e febbraio secondo me sono i due mesi dove si delinea la classifica. Giocavamo con una squadra che voleva rientrare e aveva e ha i mezzi ancora adesso per rientrare, sicuramente sono stati tre punti importanti. Adesso ci aspetta un giro di ritorno, che iniziamo col Cornia che mi sembra che si sia ripreso, una squadra che ha bisogno di punti, da qua alla fine partite semplici, quest'anno non ce ne sono perché la classifica è spaccata in due, chi lotta per i play-off, chi lotta per i play-out, per evitare i play-out, quindi di conseguenza ci aspetta un'altra battaglia, un'altra gara importante. Adesso cercheremo di prepararla bene in settimana. Abbiamo lavorato abbastanza bene nella sosta, dopo la sosta ci sono sempre dei momenti difficili quando si rinizia. La squadra per fortuna ha iniziato abbastanza bene, anche se secondo me si può esprimere meglio di oggi. Però insomma credo che questi tre punti siano importanti anche per la convinzione, per l'entusiasmo, per lavorare meglio in settimana. Cercheremo di lavorare sulle cose che oggi non sono andate e cerchiamo di ottenere altri tre punti domenica e guardare per la fine di questi due mesi le nostre qualità, a quale obiettivo possono puntare. Ecco.